Ciao a tutti, stiamo andando a Genova per Bella Tour 211. La strada è lunga, ma l'evento insomma merita. Merita perché la card è interessante, perché c'è prima la kickboxing che è sempre molto attesa e c'è soprattutto, ci saranno tanti italiani che combatteranno. Tudor, Sakara, main event. Sì, sarà, secondo me si preannuncia un evento frizzante e uno dei migliori eventi organizzati da Bellator in Italia. Sakara torna a combattere di nuovo in Italia, ormai ci è abituati bene, combatterà spesso e volentieri, combatte in Italia. E questa volta affronterà un avversario insomma insidioso, perché vogliono tutti lo scalpo di Sakara. Però sono sicuro al 100% che il legionario non ci deluderà. Beh, senza dubbio, cosa importante di questa card è che tutto ricavato andrà in beneficenza per le famiglie, non so se per gli sfollati o per quelle delle, insomma, o per le vittime comunque del Ponte Morandi. Comunque in ogni caso il fine è nobile, verrà donato i soldi, se non sbaglio, al comune di Genova, comunque alle istituzioni locali. Gesto molto generoso da parte di Bellator, che donerà veramente tutto l'incasso della serata appunto a una Ollus che si occupa di, che sta vicino alle famiglie delle vittime del Ponte Morandi. Brava Bellator e in generale bravi di sport da combattimento, perché ricordiamolo, Bellator non è l'unica che ha deciso di evolvere l'incasso. Terminata la card del kickboxing, adesso ci apprestiamo a vedere la gabbia scendere. Comunque card divertenti, siamo divertiti. Sì, per insomma noi non seguiamo tanto la kickboxing, ci occupiamo solo di MMA, ma il livello di combattimento dello striking è alto. D'altronde quando ti combatte uno come Raymond Daniels capisci che senza dubbio, che però comunque il terzo round ha fatto fatica. Sì, è vero, ha combattuto contro un francese molto, molto tosto, che gli ha dato filo da torcere, soprattutto nel terzo. Però diciamo che si vede un campione, si vede soprattutto nei momenti di difficoltà e insomma ha saputo portare a casa la vittoria. Invece Menevent è stato sfortunato per il nostro, perché è durato meno di un round sfortunatamente. Sfida limite dell'impossibile per Sean Cangelosi. Bravissimo, devo dire che ha lottato contro un avversario davvero davvero forte, ha dato quello che poteva dare, insomma è finita così. Grande rispetto tra i due che si sono abbracciati. Sì. No, tra l'altro è un KO abbastanza brutto, perché già prima era andato knockdown e l'arbitro poteva benissimo chiuderla lì. Lui ha fatto il passo in avanti, ha detto che era pronto, però effettivamente non è mai stato pronto. No, dopo il, insomma, noi nell'MMA siamo abituati in maniera un po' diversa. Dopo il primo knockdown, insomma, forse nella nostra disciplina tanto amata l'avrebbero chiuso, ecco. Probabilmente perché era un po'. Però un po' in difficoltà, vabbè, non apriamo discorsi in cui poi rischiamo di rimanere incastrati, ecco. Comunque una bella serata. Adesso si abbassa la gabbia, che è sempre figo. Un bel pubblico, c'è un sacco di pubblico, una roba che agli eventi italiani si vede raramente. Pubblico molto caloroso. Adesso aspettiamo i nostri che entrano. Aspettiamo. E sarà una bella guerra, insomma. Yeah.
Ciao a tutti, eccoci, siamo di ritorno da Genova. Abbiamo assistito ieri sera all'evento. Ieri purtroppo abbiamo fatto le ore piccole, non siamo riusciti a registrare la reazione a caldo, ma insomma, sono passate poche ore dalla fine del main event e ci va magari di condividere un po' con voi com'è stata questa esperienza. Partiamo subito dal primo incontro, che è il primo della preliminari, che è stato quello tra Fusi e Pugliesi, che è stato l'incontro più equilibrato della serata, senza alcun dubbio. Sì. Tant'è che è terminato per split decision, due giudici hanno dato la vittoria a Fusi, uno invece l'ha dato a Pugliesi, tutti per 29-28. E questa cosa qua, insomma, è stato un match equilibrato. È stato un match che vedeva, a mio parere, nel secondo round Fusi vincitore, nel terzo Pugliesi che ha preso predominanza. L'incertezza, a mio parere, è più sul primo, dove Pugliesi ha fatto vedere delle buone cose con lo striking, Fusi ha fatto vedere delle buone cose a terra e a parete. Sì, Questo è esatto. stato il come si è sviluppato. Sull'esito si può parlarne per ore, Se ne sinceramente. discuterà senz'altro, un esito che lascerà un po' qualche... sicuramente farà discutere, d'altronde le decisioni non unanime sono sempre controverse e si portano dietro qualche polemica, insomma. Tutto sommato mi sento di condividere la decisione dei giudici. Niente, sono d'accordo con quello che dicevi tu quando parlavi di incontro più equilibrato e anche molto, insomma, molto combattuto. Si è visto uno stile molto fisico tra questi due lottatori. Giorgio Pietrini è stato devastante al suo rientro, ha fatto un incontro che è durato pochissimo, 20 secondi, ha tirato un overhead pauroso e ha messo KO il suo avversario. Cioè, onestamente, sia su questo match, su quello di Amedovski successivamente, c'è poco da parlare. Pochissimo da dire, bellissima risposta a chi non, insomma, dubitava, a chi si chiedeva un po' come sarebbe rientrato Giorgio Pietrini, destrone e tutti a casa. Assolutamente. Non penso che abbia nemmeno fatto in tempo a sudare. Probabilmente questa nostra analisi è Esatto, più lunga dell'incontro in dura di sé. più quello che stiamo dicendo noi che l'incontro in sé. Grande Giorgio, grande Giorgio Pietrini. Ottimo rientro, l'Italian Bear è pronto di nuovo a far volare i lavandini, come ci Esattamente. piace. Primo incontro alla main card tra Crosby ed Ambrosio. Il match è finito con la vittoria dell'irlandese dell'SBG Island. E ha avuto qualche difficoltà D'Ambrosio a far valere il proprio game plan, a mio parere, e soprattutto a imporre il suo stile, che è più che particolare, personale. Esatto, Orlando D'Ambrosio è un lottatore molto tecnico, ha uno stile attendista, un po' da counter-striking, no? Da lottatore che risponde sempre, insomma, ai colpi di rimessa, ma allo stesso tempo è capace di avere questi guizzi improvvisi che a me piacciono molto, no? Anche ieri sera si sono visti questi guizzi qua ogni tanto che hanno messo in serie Sì, difficoltà è vero. l'irlandese. Irlandese che però, diciamolo, purtroppo si è rivelato nel complesso un avversario ostico per il nostro Orlando D'Ambrosio, porta a casa meritatamente una vittoria ai punti 30-27, ma insomma D'Ambrosio offre sempre qualche spunto interessante, soprattutto a quelli che piacciono gli incontri molto tecnici. Di Amedovski, cioè, non si può dire niente, se non il fatto che appena ti tocca vai giù. Cioè, io non so, io se fossi un avversario pregherei probabilmente prima di un incontro Ma con lui. veramente, no, davvero, non si sa, non abbiamo più praticamente, non abbiamo più aggettivi per descrivere la spettacolarità e la potenza di questo lottatore che veramente una volta che entra in gabbia è una minaccia, è un pericolo per gli avversari. Questa volta ha steso l'avversario, cioè l'ha messo KO da in piedi. Sì, al più Cioè, sì. si è spento, si è visto proprio nel replay, sono visti gli occhi dell'avversario girarsi all'indietro. Per fortuna si è ripreso subito, tra Si è ripreso l'altro. subito, va bene, ma vi possiamo assicurare che ha avuto qualcosa da ridire, ma era assolutamente Sì, finita. Cioè, era assolutamente. assolutamente finita. Cioè, Ha fatto benissimo da ammiragliotta assolutamente, a sì. interrompere a Anche volo, benissimo. perché poi, cioè, con quelle mani pesanti lì, se parte col ground and pound, Amedovski ti Mamma mia. disintegra. Cioè, è incredibile. E non sono aggettivi per la forza dei suoi colpi. La prima volta che l'ha toccato l'ha buttato giù. È impressionante, cioè veramente per lui da quel punto di vista lì sky's the limit, cioè
è incredibile. Vediamo chi veramente hanno provato a dargli due avversari europei di buonissimo livello e sono stati asfaltati tutti e due. Vediamo a questo punto chi riuscirà a mettere in difficoltà i Buonametoschi, che come dicevi tu, sky is the limit. Veramente. Più sfortunato invece l'incontro di Vitali che ha dovuto affrontare Pedro Carvalho, che si è dimostrato un avversario di assoluto valore, sia nella categoria dei pesi leggeri, sia quella dei pesi piuma, che è quella che abitualmente frequenta. E Carvalho ha fatto una cosa che io sinceramente raramente ho visto fare, perché spiegalo meglio tu tecnicamente, perché io dico si è arrampicato su Vitali facendogli una ghigliottina veramente incredibile, con una rapidità impressionante. Beh, sì, mi sembra che Vitali abbia tentato di tirare un calcio, è stato intercettato da parte del portoghese, che si è lanciato, per chi ha praticato grappling sa benissimo, si è lanciato con i piedi in guardia praticamente all'avversario e gli ha chiuso subito al volo una bellissima ghigliottina a cui Vitali ha provato a resistere, Sì. però si sa benissimo, la ghigliottina è una tecnica molto particolare, un po' subdola. E sai, siccome la ghigliottina appunto blocca l'arteria che blocca la circolazione che porta il sangue al cervello, insomma, secondo me Vitali stava iniziando un po' a subire un po' questa assenza di ossigeno e ha ceduto, stava cadendo in ginocchio, stava cadendo a terra e secondo me ha battuto per non svenire. È stata veramente, tecnicamente è stata una cosa molto molto bella, molto particolare, che non si vede spesso nell'MMA, si vede in altre discipline, a cui insomma Vitali non ha potuto fare altro che arrendersi, Sì, ma Vitali l'ho visto molto deluso giustamente alla fine dell'incontro, però io sinceramente una cosa così non so, non saprei come difenderla. Cioè, veramente è stato di una rapidità e di una forza impressionante. Quindi più che un rammarico per il suo incontro, cioè solo i complimenti per l'avversario, sinceramente. E senz'altro Pedro Carvalho è un nome molto caldo da seguire sulla scena europea. E ci ha fatto divertire, almeno ha fatto fischiare tutto l'RDS Stadium, proclamandosi migliore al mondo, dicendo che lo dimostrerà e che, insomma, che non gli faranno più che non li fischieranno più, insomma. Sì, ci ha Ha fatto fatto un po' di sorridere un show, po', ha fatto un po' ha di fatto show, un un po' di po', show. esatto. Come evento della serata, pesi massimi, Gerges contro Barros. È stata la prima sorpresa, prima grande sorpresa della card. Esatto, perché davamo tutti per favorito l'ex kickboxer olandese Gerges, che però insomma ha dimostrato ancora di non avere delle armi giuste. Soprattutto a terra, le skill a terra l'hanno penalizzato parecchio. Difatti Barros ha fatto la strategia, quella giusta, portare a terra l'avversario, cambiare la guardia e finalizzarlo col ground and pound, cosa che ha fatto esplodere il pubblico, perché Barros ha dimostrato una simpatia unica sia all'ingresso con un balletto non da poco, come avete visto nel video, sia con col fatto che dopo l'incontro si è commosso, ha fatto foto con tutti i bambini compresi, anche con quelli di Sakara, se non sbaglio. Sì, mi pare insomma Barros, nuovo idolo delle folle, baciava i bambini, Sì, cioè come col proprio Papa, gli davano i bambini in mano. È stato proprio, bellissimo, è stato sì, un momento veramente di grande intrattenimento esatto. e spettacolarità che, insomma, ha fatto uscire molto l'uomo più che il fighter in quel momento lì. È vero. Main event della serata ha visto affrontarsi l'italiano Alessio Sakara e l'inglese Kent Coppinen. È stata un'amara, insomma, un risultato amaro per noi italiani. Si sa che comunque sopportiamo tutti il grande Alessio Sakara, che purtroppo è andato KO. Cosa c'è da dire? C'è da dire che l'inglese si è rivelato un avversario molto ostico. Molti sulla carta dicevano: ma ci sarà differenza fisica, ci sarà Non si è notata assolutamente quella differenza differenza fisica, fisica. cioè possiamo dire che erano veramente molto molto simili anche in gabbia, anche a livello di altezza, no? Sì, Anche a livello di assolutamente. allungo. Erano le stesse, sia altezza che lungo, erano Che uguali. poi ricordiamolo, Alessio Sakara adesso combatte nei pesi massimo leggeri, no? Nei 93 kg, ma
in passato, quando era giovane, faceva gli 84, quindi non è Esattamente. una grossa sorpresa, insomma, sapere che Koppinen abbia, insomma, riesca a tagliare fino a fare gli 84. L'inglese ha, insomma, dimostrato di avere una base pugilistica davvero ottima, ha saputo schivare dei colpi abbastanza insidiosi da parte del legionario e quando, insomma, quando ha trovato l'occasione giusta ha schivato e poi ha portato un gancio sinistro che, insomma. Che ha spinto sfortunatamente Alessio. Il punto è che è una cosa che ha provato. Aveva già provato una o due volte nello stesso incontro a fare quel tipo di finta. Ha fintato la finta, diciamola Sì. così, per usare un gioco di parole. Poi, quando Sakara è partito col sinistro, lui si è abbassato e ha messo d'incrocio il sinistro anche lui. Non c'è tanto da dire, non c'è tanto altro da dire, sinceramente. È un po' una sfortuna perché comunque Sakara nei pesi massimi leggeri ancora in Bellator non aveva perso. E poi comunque Sakara che perde in Italia quando è super tifato, è stato il palazzo è stato zittito e lui alla fine si è alzato, ha aperto le braccia. Come per dire, sono cose che possono succedere, fa Sì, vero. parte dello sport, fa parte di questo sport, ed effettivamente la sostanza è questa, insomma. Sakara, insomma, è uno, è il primo fan dei San Pietrini. L'ha Questa preso lui volta il San sfortunatamente. Pietrino gli è arrivato, insomma, gli è arrivato contro. E niente, saprà comunque, avrà tempo adesso per rimettersi in sesto. Comunque non penso che combatterà in tempi brevi, penso che passeranno almeno 6 mesi, penso, così. Beh, penso di sì, anche perché se combatte due volte all'anno come ha fatto quest'anno, una volta Sì. ogni Direi 6 mesi, una volta ogni 5 mesi è la che soluzione esatto, migliore. direi che forse lo rivedremo nell'estate e sono sicuro che comunque Alessio Sakara, come è caduto in passato e si è saputo rialzare, riuscirà a farlo anche questa volta.